Ribenvenuti qui sia all'Ancavanus, il bellissimo locale che ci ospita, sia su Punto TV e sulla rete. Siamo alla seconda parte del contest che introduce, precede e connota in maniera assolutamente precisa il Bitonto Blues Festival. I gruppi vincitori, ricordo, parteciperanno il vincitore alla Winter Edition, invece il secondo classificato alla Preview Edition, ma tutti quanti i gruppi classificati poi avranno spazio, uno spazio adeguato all'interno delle tante manifestazioni del Parco delle Arti. Abbiamo sentito prima il sound classicissimo dei Deep Blue, ancorché molto molto giovani, invece adesso vi presento un gruppo assolutamente singolare. Potrei definirlo i ragazzi degli anni 70. Erano ragazzi un pochettino di tempo fa, li intravedete alle mie spalle, e suonavano tanto e molto bene, suonavano anche semiprofessionalmente nei matrimoni, nelle serate, e poi sono diventati grandi, ognuno ha preso la sua strada. Abbiamo un medico, un avvocato, un agente di commercio, un imprenditore, e si sono riuniti con la loro arte, con la loro bravura, si sono riuniti nuovamente nel 2005, credo, se non ricordo male, per ritornare a suonare, e stanno riprendendo la loro strada in maniera assolutamente professionale. Stanno riprendendo, che dico, l'hanno già ripresa. Ne voglio parlare col frontman, con Donato Crocitto, che ne approfittava per presentarci gli altri del gruppo. Buonasera a tutti. Sì, noi abbiamo... Io da ragazzi ci piaceva questa musica un po' americana, country, anche un po' folk, dei Creedence Clearwater Revival. Da qualche anno l'abbiamo un po' ripresa facendo una vera e propria cover. Cioè, sapete, una cover è una musica che riproduce quasi fedelmente la musica di un gruppo famoso. Quindi noi suoneremo esclusivamente queste canzoni dei Creedence, alcune canzoni in particolare che sono... di matrice blues, però è sempre un blues molto contaminato da influenze rock e country folk americane. Io sono Donato, gli altri componenti del gruppo sono Gigi alla mia sinistra, che suona la chitarra ritmica ma anche acustica ed elettrica, Nicola, detto Nicantino, che suona le tastiere, l'altro Nicola che suona la batteria, Costantino al basso e infine la nostra bravissima cantante solista Eliana. Che però non è vostra coetanea, per nostra fortuna, anche del pubblico. No, perché... potrebbe essere mia figlia, però invece, siamo contenti lo stesso. C'è un innesto giovanissimo, solamente 23 anni, insieme a queste vecchie volpi, ma l'ho sentita cantare prima, una voce di una maturità, devo dire, sorprendente. Con loro diamo spazio a Eugene McDaniel, Jay Hawkins, a John Fogerty, alla storica Arthur Grapevine, che tutti quanti amate. Io Gigi Schino devo sentirlo. Come Dimmi. Mai Schino? Cosa come mai Schino? Come mai con la chitarra in mano? In cerca di fortuna. In cerca di fortuna, come tanti italiani in questo momento. E avere un secondo mestiere di sti tempi è sempre una cosa positiva. Non si sa mai, impara l'arte e metti la È importante. Parte. Gigi Schino ci dice questo, ma in realtà quello che fanno è essenzialmente per amore, per voglia di suonare, per amore per la musica, voglia di comunicare, voglia di esprimerci. Ce l'avessimo tutti quanti, specialmente alla loro bellissima età. Bene, amici miei, le mie parole sono diventate veramente di troppo. Lascio spazio quindi ai Crunching Creedence!
Be
I feel I got the moon.
a 37 coming out of the sky. I want to take me down to Memphis on a midnight tidal wave. Laying in a javelin bed. Yeah, well, I'm flying from the land. Time to get ahead. Laying in a javelin bed. Hurrah! Take me to the hole, the bank is gone. On a Saturday night, a week you're fasting and you're fighting once again. I do the right, I wanna move. Laying in a traveling bed. Yeah, yeah, it's fun for the land. Time to get ahead. Laying in a traveling bed. Costantino Pesce, Pietro Schino e Eliana Transella, The Crunch and Creedence. Bravi, 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 veramente bravi. Mi permetto di dire, ragazzi degli anni 70, attenzione alla piccola che quella vi mette in riga tutti quanti. Da quale pianeta vieni, scusami, dimmi. Va bene, va bene, va bene. Volevo chiedere anche a Donato Crocitto, chi te l'ha fatto fare? Beh, io non ho mai smesso di suonare. No, no, non di suonare, di candidarti in politica. Ah, è un'altra cosa. Mi hanno detto tra le quinte che si è candidato. Io credo che sia meglio. Credo che sia meglio. Nel Consiglio Comunale di Bari. Ah, sì, potrei cantare nel Consiglio Comunale di Bari. Va bene, va bene. Innanzitutto chiedo se per cortesia è possibile abbassare questa. Ecco, c'è un ritorno tremendo. Grazie, grazie Gigi. Grazie Gigi, grazie a tutti. Avete sentito questo suono assolutamente classico che richiama al Creedence Clearwater Revival? Amici miei, votate, 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 perché tra qualche minuto la votazione si conclude. Sarete voi a determinare chi parteciperà alle finali, Beppe, del 4, vero? Del 4. Cioè alle finali, chi passerà al turno del 4 giugno, quale delle due band passerà. Ebbene, chiamo quindi Beppe Granieri, vieni con me, organizzatore principe, vieni sul palco, intanto che io ricordo ai nostri amici domani alle 22.30 lo speciale con Pippo Mezzapesa, non ve ne scordate, perché è un personaggio molto interessante, perché il suo film che sta girando nelle sale è veramente divertente, lo vero il becchino in un paese che non muore mai. Allora Beppe, abbiamo altre novità da annunciare al nostro pubblico? Io ovviamente non posso far altro che ricordare i due gruppi che parteciperanno alla prossima sessione. Sono la Water Blues Band e la contro la New Mississippi Blues Band. La New Mississippi Blues Band che arriva apposta da Cosenza. Che vengono...
vengono da Cosenza, ve l'avevamo detto, Beppe con gli altri amici dell'associazione che si chiama, vogliamo ricordarlo, come si chiama la tua organizzazione? La Blu e Soci, l'associazione culturale Blu e Soci. Ha organizzato questo contest selezionando accuratamente tanti gruppi che vengono da diverse parti, molti da Bari ho visto, e anche da Cosenza, la New Mississippi Blues Band. Intanto, amici miei, vogliamo dare lo stop al televoto, ma come mi piace questa cosa, di dare lo stop al, al televoto, mi sento tanto una conduttrice. Una quindi chiediamo la cortesia a qualcuno dello staff di andare a prendere gli ultimi voti. Intanto andate a fare la quinta dei voti. Io vorrei che i Deep Blue venissero sul palco, però sì, i Deep Blue, per tutti favore, qui sul palco, tutti quanti sul palco, perché questa nostra sul palco, sul bel marmo dell'Ancavanus, uniti in un abbraccio amichevole, la strepitosa cantante dei Deep Blue, anch'ella, perché questo nostro contest in realtà è anche una vera festa di amicizia, una festa di musica e una festa di amicizia, per cui li vogliamo tutti quanti riuniti. Possiamo fermare il televoto? Abbiamo fermato il televoto, l'avevamo già comunicato, dicevo, una festa di musica, una festa di amicizia, è vero, ve l'ho detto, there can be only one, ne rimarrà solo e solamente uno, ma questi gruppi, questi ragazzi e meno ragazzi, insomma, questi ragazzi sono giovani, 27 anni, non, ha una per gamba, for one leg, questi gruppi sono riuniti principalmente dalla amicizia, dalla simpatia, dalla voglia di suonare. Prego, la nostra balletta sta portando, Beppe ci fa la cortesia di andare a recuperare. Grazie. Le votazioni, questo è un altro momento estremamente televisivo, emozionante per un conduttore, perché deve dire la fatidica frase the winner is, io dirò the winner is e Beppe leggerà invece il risultato. Sono passati con 220 voti, passano i Blue Deep. I Blue Deep sono passati al turno successivo. Ovviamente il nostro applauso va sia ai Blue Deep vincitori, ma anche ai The Crunching di Creedence per averci allietato con la loro musica applaudiamoli ancora, anche perché hanno conteso fino all'ultimo voto la vittoria. In questo caso lo scarto non è stato davvero così ampio. Tutti e due. Comunque con loro, con i Crunching Creedence, ci vediamo in estate in Piazza Cattedrale nel Parco delle Arti in Blues, che si terrà nel pomeriggio di tutte e tre le serate, il 5, 6 e 7 settembre. Per cui suoneranno. Quindi comunque ci ritroveremo con la loro musica. Durante la Summer Edition. È vero, durante la Summer Edition, la sera spettacolo e durante l'intero pomeriggio spettacolo con i nostri amici che suoneranno nei luoghi deputati del Parco delle Arti. Workshop musicali ci saranno. Uno più bello dell'altro, li avete visti? Qualcuno rovina la media, ma non fa niente. Io scherzo, perché con Gigi Schino nel pochissimo tempo che abbiamo passato insieme abbiamo già creato, instaurato un rapporto di amicizia, essenzialmente perché coetanei. Lui ha perso i capelli, anche io sono su quella strada. Beppe, vogliamo rimandare quindi al prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento è mercoledì prossimo, 21 maggio, mercoledì alle ore 20:45, qui sempre all'Ancaranus, su Punto TV canale 660 digitale terrestre, anche su Punto TV online in diretta streaming. In diretta streaming, e attenzione, e seguite sempre anche il sito del Bitonto Blues Festival per tutti gli aggiornamenti e le novità. Bene, amici miei, è stata una bellissima serata anche questa. Amici dell'Ancaranus, amici di Punto TV, non ci resta nient'altro che salutarvi. Ci resta soltanto una cosa. Sì, Beppe. Voglio fare il mio ringraziamento e un caloroso applauso al nostro presentatore Pierluigi Maurizio. Ma grazie. Che ci segue nel Bitonto Blues Festival dal settembre scorso e ci porterà la sua compagnia e la sua vivacità nel presentare fino a dicembre prossimo. Sì, dirò scemenze ancora fino a dicembre, mi subirete fino a dicembre. Grazie Beppe. Grazie a voi. Grazie a te per avermi coinvolto in questa manifestazione. Grazie amici musicisti per essere stati con noi e averci dato questo bellissimo momento. Amici, a mercoledì prossimo, buonanotte a tutti e buon blues a tutti. Ciao, buonanotte. Salve.